i ragazzi hanno dovuto redigere una relazione, quindi un progetto di restauro, quindi una relazione sullo stato di conservazione e la proposta di intervento, quindi quello che loro farebbero nel caso dovessero restaurare questo dipinto. Quelli che vedete sono gli allievi del corso di tecnico di restauro dei beni culturali dell'ente di formazione Irigem di Rosà. Sono la seconda prova di esame della giornata. È l'esame che chiude il loro terzo e ultimo anno per il conseguimento della qualifica di questa professione davvero particolare. Qui si formano i mediatori tra l'antico, il nostro passato e il nuovo. La tesi, ad esempio, che ha presentato questa allieva si occupa del restauro della fotografia. E mi sono appassionata perché ho fatto lo stage presso la Linari a Firenze, e appunto c'è il Museo della Fotografia. Molto del mestiere si costruisce sul campo, ecco perché la formazione è in aula, ma anche nel laboratorio della scuola e poi nei cantieri e nelle botteghe del territorio. Ma soprattutto è una professione che non si può esportare, una delle ultime rimaste, perché il bene culturale è un patrimonio del territorio, non si delocalizza, è unico, non si può riprodurre altrove. Loro con questo titolo possono collaborare con il restauratore nell'intervento su opere vincolate, quindi opere sia di proprietà pubblica che di proprietà privata che sono sottoposte al vincolo, quindi sono tutelate. E possono però lavorare anche su opere di proprietà privata, su opere di proprietà antiquaria e quindi anche aprire una loro partita IVA e quindi un'attività. Sono già aperte le nuove iscrizioni per il prossimo anno. Il corso, tra l'altro, è gratuito perché finanziato da Regione Veneto e Fondo Sociale Europeo.